Ho creato il cerchio perfetto su Minecraft. È possibile fare un cerchio straordinariamente perfetto su Minecraft? Beh, secondo molti youtuber sì, è possibile. Infatti qua in parte a me, io qua da questa parte ho dei comandi straordinari che tipo un amico americano me li ha dati. Cioè no, non è vero, non è mio amico, però uno youtuber che io ho visto prende tipo dei carrelli che non so più come si chiamano, prende tipo delle rails, prende anche tipo delle chest e un blocco e dice: ah, ma che strana cosa. Cioè, se tu metti questo qua, questo qua, questo qua, questo qua e questo qua, e poi spammi tanto, fa tipo tanti cerchi perfetti. Fa tipo tanti cerchi perfetti, giusto? Ok, mi sa che bisogna però metterne un altro. Tipo, fai così e quindi fa tanto. No, non va. Mi scusi, signore, però lei è. Ecco, tipo, ho capito come fa lui. Praticamente si mette qua sopra, giusto? E fa così, 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 così. No, sbagliato, sbagliato. Fa così, 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 così. Insomma, e quindi praticamente. Mannaggia, mannaggia, che detestazione. Oh, che odio, pazzurdo. Sono proprio magico, amici. Veramente sono bravo a fare queste cose. Praticamente lui dice: ma non mi basta questa cosa. Fa proprio così, non mi basta assolutamente. Ho rotto di nuovo Minecraft. Che rottura di cocliocco per i. Ah, praticamente lui fa tipo un comando magico che, mamma mia, è infinito. Minecraft armor stand. Poi dopo, no signore, mi scusi un attimo, deve andare indietro, sennò qua non ci capiamo affatto. Praticamente lui fa armor stand, dopodiché così, 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 e dopodiché prende la graffa. Vedete, fa questo comando qua. E voi dite: ma che caspita ha fatto sto qua? Cioè, nel senso, l'ho fatto io adesso, però ho semplicemente copiato il coso perché non so farlo modestamente. Però praticamente se lui dice: eh beh, puoi fare tipo un cerchio così, così, cioè nel senso, aspetta un attimo che devo trovare un posto più dritto, se no non vedete un caspito di niente scurreggione. No, vado da questa parte che c'è tutta una pianura enorme. Non è una pianura ma è una montagna. Vabbè, Dunis, non sai nemmeno la differenza fra pianura e montagna. Praticamente se tu spammi sta cosa qua tante volte, praticamente si può fare una sorta di cerchio. Ma dice: non è abbastanza per me. No, 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 non è abbastanza per me. Quindi dobbiamo continuare a fare queste cose. Quindi lui come continua? Madonna mia, mi sento tipo alla NASA. Non è possibile. Cioè io sto tipo digitando cose che non so minimamente che cosa possono provocare. Se possono provocare qualche distruzione di massa, qualcosa del genere. Non ne ho la più pallida idea. Questo qua continua. Ok, tipo questo qua bisogna selezionarlo su repeat. Questo su Always Active, invece ne dobbiamo mettere un altro. Siete pronti? Guardate qua. No, aspetta, guardate qua. E guardate che cosa sta succedendo. Perché non gira? Ah, perché dovrebbe essere Always Active. Infatti guardate qua. Wow, raga, si sta letteralmente facendo un cerchio perfetto. C'è già sta roba. È la cosa più figa che io abbia mai visto in tutta la mia life, in tutta la mia vita. Guardate qua, cioè praticamente noi qua siamo all'interno di un cerchio perfetto che tipo cioè in realtà non so se ce ne facciamo qualcosa, però possiamo estendere questo raggio a 10.000 e tipo fare un cerchio intorno a tutte le cose. Poi in realtà mi sa che gli zombie non possono nemmeno, se tipo noi prendiamo uno zombie, tipo ok, zombie per esempio, facciamo così, mettiamo qua così, ok così, e poi dopo che, di che andiamo in slash game mode survival. Praticamente no, mi sa che riesce comunque. Mi sa che riesce comunque. Questo qua è furbo, è furbo, è furbo, è furbo. Sto schifoso. Vabbè, mettiamo time set day, se no moriamo. Allora, il signore in realtà è andato avanti da solo. E faceva un po' di cose un po' complicate. Tipo metteva della sabbia che tipo qua, e tipo si è venuta una cosa di sabbia qua. Però praticamente non ho ben capito come si fa. Infatti se qualche altro youtuber italiano riesce a capire come si fa questa cosa, molto bravo. Nel caso guardo il suo video, perché sinceramente io proprio shock, non ho ben capito come continuare a fare. Perché vi voglio far vedere un attimo che cosa lui voleva fare. Cioè tipo, se io faccio così adesso, vi porto un attimo qua. Cioè guardate fine dove il signore si è spinto. Cioè nel senso, ha fatto un cerchio. Mamma, signore, bravo, molto bravo. È proprio questo signore qua, Mysticat, molto bravo.
And like it. Ma in realtà a me è venuto un'altra idea. Prima di tutto prendiamo delle torce, perché sennò non ci vedo un beato ceppetto di niente. Quindi facciamo un po' così e tipo siamo alla base del nostro cerchio perfetto su Minecraft. Oddio, proprio perfetto? No, come quello del signore assolutamente no. Però avete visto che anche su Minecraft Vanilla si possono fare queste cose molto belle. Praticamente io metto qua lo scheletro, che potrebbe anche benissimo spararmi. Infatti secondo me adesso mi spara, vero? E sta distruggendo tutto, però intanto non entra il signor scheletro. Sei stupido scheletro. Vedete, comunque stava al di fuori. Infatti mi ha distrutto qualche cosa, stupido schifoso scurreggione. Vai via, sennò ti devo bloccare su Minecraft. Anzi, adesso magari metto giorno, così bruci. Quale altro mob possiamo mettere per vedere se riesce a penetrare la nostra barriera straordinariamente magica che ci siamo creati? Tipo, no, i ghast possono spararci e ci distrugge altro che tutto. Ma tipo il Wither Skeleton, vediamo se il Wither Skeleton magari può far qualcosa oppure no. Mettiamo notte, che non so se brucia il sole oppure no. A me no, però ok, facciamo così. Ok, adesso è giorno, in teoria. No, invece riesce come? Porca scurreggiona maiala, aiuto! No! Se ne vada, userò il mio potere della torcia. No, allora vai a quel paese schifoso. No, raga. Come faccio? Aiuto, devo andarmene. No. Giorno. Ciao. No, sono morto. Mi sa che sono morto, raga. Sono stato stupido un pochino. Però spero di ritrovare la cosa dove sono stato, vero che la ritrovo? Qua intanto ci sono delle cose mie. Eccola qua. Lo sapevo io che era qua. Per fortuna, se no, sapete com'è che era. Insomma, era la mia fine. Insomma, sarei stato un po' una scurreggione, per non dire qualcosa. Guarda, io vorrei proprio dirmi certe cose a volte, però vorrei evitare, perché sennò sapete che dopo va a finire che tipo YouTube mi odia. E insomma, non voglio che YouTube mi odi. Cioè, io amo YouTube. YouTube è il mio amore. La smetto. Quale altra cosa possiamo provare? Possiamo provare a mettere un po' d'acqua qui. Allora, il fatto è che io ho tolto i command block, quindi adesso a rifarli ci metto un attimo. Quindi è un problema questo, quindi facciamo finta che questa cosa l'ho fatta appunto non per sbaglio, ma perché l'ho fatta con un senno di senso, giusto, compiuto, quindi faccio tutto quanto così. Non sto rompendo le cose, no, ok, perfetto. Perfetto, devo dire, ci sta, no? Guardate qua come è venuto bene. È un cerchio non proprio perfetto, insomma, però apprezzabile, dai, giusto? È apprezzabile, no? Cioè, dico io, tuttavia, potrebbe essere apprezzabile. Quale altra cosa? Cioè, ci potrebbe essere qualcosa? No, secondo me non c'è più niente. Il silverfish, secondo me, non lo oltrepassa. Guardate, se io faccio così e poi vado in survival, signor silverfish, venga un attimo qua, senza però rompere... L'oltrepassa, perfetto, questo cerchio è stato un fallimento assurdo da parte mia. Invece il signore è stato molto bravo. Andate a seguirlo perché è molto simpatico. Se capite l'inglese è bene, altrimenti mi spiace. E niente, devo dire che questo video può finire qua, perché insomma il signore è arrivato a fare una cosa veramente brava. Invece io no, come al solito, perché faccio tutto male, come al mio solito. Bene, lasciate like, iscrivetevi al canale.